Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, porca di quella porca, abbiamo fatto ieri uno di quei mega fail che te lo ricordi per tutta la vita. Porca di quella porca, ieri praticamente ragazzi abbiamo qualcuno, non so perché, ma non so neanche io che cosa sia successo. Abbiamo pensato che uscisse a mezzanotte la cosa dell'evento di Tomato Town. Eravamo tutti lì in live che attendevamo le ore 00:00 perché si pensava uscisse la testa del clown nella parte alta del ristorante di Tomato Town. A un certo punto, dopo che dalle 8 che la gente ci spammava dicendo guarda che Xyuder è uscito un pomodorino cacchino di pietra sopra il ristorante di Tomato Town, ci siamo resi conto che in realtà quello che doveva succedere era già successo e quindi ragazzi abbiamo assolutamente failato male. Come vi stavo appena anticipando ragazzi, nella parte alta del ristorante di Tomato Town, stiamo andando a vederlo proprio in questo momento per chi ancora non avesse avuto modo di dare un'occhiata, è spawnato ieri dal portale una mini testa di pomodoro di pietra. Tra l'altro sopra qua ragazzi c'era anche una crepa che ora non c'è più, c'è stata per pochissimo. E guardate ragazzi, chissà perché, guardalo, ma perché la devi spaccare? Vabbè, quella era ragazzi, ma che ciula, quella era ragazzi la tema, perché la devi spaccare? La testa di pietra del ristorante di, ma che schifo, di Tomato Town, non ho veramente parole. E tra l'altro ragazzi sembra che le cose non siano assolutamente finite lì. È stato ritrovato ragazzi una cosa, è stata ritrovata una cosa che è meglio che io vi faccia vedere in modo da rendervi le idee più chiare. Aspetta che fammi chiudere qua. 3 2, mi tengo 1. Tomato, guardalo qua, guarda, dai. Qua non ci fai vedere le skin fake, ci fai vedere i codici, mica sei un brodo, Xyuder, sei proprio un brodo. Sì, ragazzi, questa è importantissima. Queste sono due righe di codice recuperate nella stessa cartella utilizzata per gli eventi su Fortnite che, come vedete ragazzi, lasciano intendere che succederà qualcosa di nuovo a Tomato Town. Andiamo a leggere la prima in alto. Active until, vuol dire pronta dal, attiva dal 27 agosto 2018 alle ore 18, che per noi sono le ore 20. Quindi ragazzi, il 27 agosto 2018 alle ore 20 succederà qualcos'altro, perché se andiamo a leggere la seconda riga, event type event flags punto battle royale, che sarebbe BR underscore SS underscore Oddity Tomato Event. Quindi ragazzi, qualcosa di nuovo succederà a Tomato, che sia per caso l'arrivo ragazzi del pagliaccione e che trasformerà il ristorante di Tomato in Uncle Pete's Pizza. Questa immagine ragazzi la troverete anche voi su Fortnite, se notate bene. Questo è un cartello che è stato aggiunto da ieri mattina sopra il cartello delle buche a passatempi pomposi. Sai dove ci sono 3, 4, 5, 18, tutti i cartelli delle buche proprio sul green. Se andate a guardarli bene ragazzi, troverete che è stato attaccato questo nuovo cartello e come vedete ragazzi la testa che c'è sopra Tomato è palesemente quella di un clown. Quindi ragazzi,
sappiamo, stiamo capendo che da Tomato succederanno cose che magari ci daranno il là per capire un pochettino di più su quello che ci dovremo aspettare nella season numero 6. Ma non è finito, ragazzi, perché sono stati recuperati dal mio team di Leakers, il Fabione su Instagram, tutti i ragazzi su Telegram, Litto, Aydin, Mark, quello che succede su Twitch, YouTube, tutta quella gente lì che manda le cose. Guardate un pochettino cosa hanno recuperato. Sprang! Quello di cui vi parlavo ieri, ragazzi. Abbiamo le immagini ufficiali dei nuovi consumabili. Ma io vi dico leaks, perché potrebbero essere ufficiali, ma essendo ancora non pubblicati ufficialmente da Epic Games, io vi dico sempre che sono dei leaks. Questo, ragazzi, è il shake, il tipo il milkshake, il shake shake, non lo so, che dovrebbe dare, non si sa che cosa, ragazzi, potrebbe andare a sostituire o i funghetti, secondo me andrà a sostituire i funghetti o le melette. Secondo me questo sostituirà i funghi, perché, ragazzi, le melette le dovrebbe sostituire Sprengel, il panozzo che oramai abbiamo già visto anche ieri, ma il panozzo, ragazzi, giustamente relativo al Durburger, dovrebbe sostituire la funzionalità delle mele, quindi ridare un pochettino di salute al nostro personaggio GG, ragazzi, per tutti i nuovi consumabili a tema del Durburger. Chi non vorrebbe mangiarsi un panino quando lo trova così abbandonato nei prati? E se è vero che abbiamo sia lo scudo che la salute, c'è un altro consumabile di cui parlavamo ieri, ma che non avevamo mai visto l'immagine. Guardalo qua, Sgraal! Questo, ragazzi, è il consumabile relativo al tabasco, al succo di peperoncino, che sembrerebbe aumenti la velocità del personaggio. Non chiedetemi dove mi hanno trovato i leakers il fatto che aumenti la velocità. Potrebbe tranquillamente fare qualcos'altro. Sappiamo però che questa, ragazzi, è un'immagine di un oggetto consumabile che arriverà prestissimo su Fortnite, forse addirittura dalla patch 5.3, che in realtà non sappiamo se arrivi domani, martedì, o se verrà posticipata a giovedì. Diciamo che di solito quando van giù le patch e le possiamo installare anche noi, ci danno di solito il downtime dei server, in modo che sappiamo anche come organizzarci. Non finiscono le immagini, ragazzi. Sgralder! Questa, ragazzi, credo sia più un'immagine concept che un'immagine trovata veramente nei file di gioco, ma è un possibile, una possibile idea proposta dagli utenti a Epic Games per il nuovo ombrello della season numero 6. Sapete, ragazzi, che l'ombrello viene preso alla prima vittoria nella nuova season. Ce n'erano tantissimi, c'è quello con le nuvole, c'è quello rosso con i graffiti, c'è quello grigio, c'è quello giallo, c'è quello giallo mimetico, insomma ce ne sono veramente veramente tanti, e un ombrello nero ci manca, perché non buttarlo dentro? Altre piccole immagini prima di salutarci, ragazzi. No, le ho tolte, ve le faccio vedere allora nel prossimo video. Ero convinto di tenerle, invece non ho deciso di non tenerle. Quindi, ragazzi miei, ditemi che cosa vi è sembrato questo, cosa vi sembra questo piccolo pomodoro di pietra sopra il ristorante di Tomato Town. Perché metterlo così piccolo, ragazzi? Voglio assolutamente qui sotto sapere i vostri commenti sul perché secondo voi hanno spawnato questo pomodoro microscopico di pietra. Ci tengo a leggerli, ci tengo davvero, ragazzi. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato anche questo video, spero che vi sia piaciuto, quindi vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su per supportare il canale. Non dimenticatevi, ragazzi, di passare anche nella mia pagina Instagram, xuder_youtube, e noi, ragazzi, ci vediamo in live. Ciao!